Insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, da soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. E con fiducia che quello che abbiamo ascoltato ora si possa ripetere per noi e per tanti, che Gesù, vedendo l'assemblea che siamo e ancor più la folla di persone fuori della chiesa che è rimasta nelle loro case, scenda dalla barca e abbia compassione di noi e ci mandi quelli attraverso i quali lui possa insegnare, istruirci e farci uscire dai falsi ideali del mondo e dalla grande confusione che spesso ci stordisce e ci indebolisce, ci divide, perché nella liturgia si realizza misteriosamente ciò che viene proclamato. Ecco, in questa proclamazione di oggi il punto principale è questo: sapere e sperimentare che Gesù risorto è il tuo buon pastore. La traduzione esatta direbbe anche il pastore bello e buono, che ti attira verso le cose belle e che ti fa diventare sempre più buono. Ecco, Gesù ha questo potere, per questo è risorto, per questo ci concede di essere qui in questa messa. Può prendersi cura di te. E adesso io dovrei spiegarti un poco come fa Gesù a prendersi cura di te, a essere tuo pastore.
e vorrei che tu verificassi se nella tua vita ti sei accorta almeno un po' di questa azione di Gesù, perché se no rimani quasi da sola come quelle pecore senza pastore che vanno un po' qua, un po' là, ma non hanno una vera direzione nella vita e non hanno neanche la sicurezza di poter vivere e riuscire. Allora, una prima azione che Gesù fa è rappresentata dalla prima lettura ed è un'azione un po' drammatica. Gesù cerca di sgridare i falsi pastori. Avete sentito queste parole del profeta Geremia? Siamo nel VI secolo avanti Cristo. Guai, guai ai pastori che disperdono il mio gregge. Io ce l'ho contro di voi, perché anziché pascere il mio gregge, avete pasciuto voi stessi. Vi toglierò il compito che vi ho dato e sarò io stesso d'ora in poi a radunare le mie pecore. Questo annuncio non è solo un grande rimprovero ai capi di Israele, sacerdoti e politici di quel tempo, ma è anche l'annuncio lungimirante della venuta di Gesù come buon pastore. Ecco, e Gesù anche fa questo, forse non ti sei accorto purtroppo per mancanza di istruzione, ma una delle azioni che Gesù fa nella tua vita è quello di distoglierti dai falsi ideali e dalle false guide. Gesù sgrida i falsi pastori per difendere noi, affinché non andiamo appresso a loro. Questi falsi pastori prendono molte forme, molte sembianze, vengono a noi in molti modi. A volte sono delle persone, per esempio negli sbandamenti affettivi, noi ci possiamo innamorare di una persona pensando che quella ci porta a chissà quale realizzazione. Invece sono affetti disordinati e Gesù, un po' con la voce dei parenti, un po' con la voce di un parroco, un po' con la voce nell'intimo della coscienza, ti dice: no, non fa per te, non troverai quello che cerchi, lascia perdere. Mi ricordo una volta una mia amica qui, che non si era sposata fino a tardi e da giovane si era innamorata di un uomo sposato e lo voleva a tutti i costi. Una volta venne a pregare qui davanti alla statua della Madonna e ha sentito nel cuore questa voce: figlia mia, ma vuoi proprio soffrire? Ecco, quindi una prima azione del Signore è distoglierci dai falsi profeti che oggi vengono a noi anche attraverso l'atmosfera culturale che abbiamo, attraverso l'uso dei mass media. Tante volte sono guide che ci faranno sbattere la testa al muro. Il Signore cerca di aiutarci a capire che non sono strade buone. Però non è questa la parte più importante. Gesù poi ci guida e fa da buon pastore dandoci dei buoni pastori. Come faccio io a sapere se una guida che lui mi dà va bene oppure mi inganna? Devo farmi questa domanda: seguendo questa persona mi avvicino o mi allontano da Gesù? Le persone che mi avvicinano a Gesù, o anche i movimenti, le comunità
anche collettivamente vale questo discorso. Quello che mi avvicina a Gesù sicuramente è un pastore buono, anche se non sarà perfetto, ma la strada è quella, perché chi ti può dare la vita, la pace del cuore e il perdono è Gesù. San Tommaso d'Aquino, che è uno dei grandi geni della fede cristiana, diceva: il sacerdote vero è uno solo. Tutti noi, parlava i sacerdoti, siamo suoi ministri. Allora il criterio principale per capire se un'esperienza, una persona, una comunità, un leader è da seguire buono, un prete, guarda se ti avvicina a Gesù, guarda come parla di Gesù, guarda che relazione lui ha con Gesù. Ecco, e in questo caso vai sicura, senza scambiare il ministro di Gesù per il Salvatore. Loro sono strumenti che ti danno una mano e ti indicano la strada, ma non sono i salvatori. Quando uno è molto amato, per esempio, da un sacerdote, no? Io ho tanta esperienza di questo, i primi tempi si attacca molto a lui, perché attraverso di lui si sente amato, si sente capito, poi viene istruito, poi fa l'esperienza della pace e poi impara la missione, l'apostolato, eccetera, eccetera. All'inizio è così, però arriva il momento, quando uno cresce, che questa figura deve diminuire e deve emergere la presenza di Gesù. Questo è il segno che siamo su una buona strada, sia da parte di voi fedeli che da parte dei sacerdoti. E poi un'altra cosa anche bella da capire: cosa fa Gesù per nutrirci di noi, oltre a dare i buoni sacerdoti? Fa quello che abbiamo sentito nel Vangelo, cioè due azioni complementari. Prima ci raduna con Lui nella sua intimità. Avete sentito questo racconto? Gesù vede i suoi che ritornano dall'apostolato, contenti ma molto affaticati, e dice: venite con me in disparte in un luogo deserto e riposatevi un po'. Ecco, la cura che Gesù ha, e a volte non riesce a farla oggi con noi, è di radunarci con sé, di portarci a una preghiera intima, momenti di silenzio, di solitudine, in cui noi impariamo a stare a cuore col Signore. Uno dei grandi motivi della debolezza del cristianesimo di oggi è che questa parte è troppo debole. Anche noi sacerdoti, lo dico con un po' di vergogna in me, nei miei confratelli, nei religiosi, ma anche in voi manca questo tempo di stare col Signore, lasciare tutto, perché così il rapporto diretto col Signore cresce. Poi molti di voi, adesso qui abbiamo un bel cinquantesimo, penso che avete anche esperienza di fidanzamento, di amore coniugale. Osservate la vostra esperienza: quando non c'è più tempo per la persona amata, il rapporto va verso la morte. Mi ricordo una volta una focolarina che venne a un nostro incontro, da lontano la prima cosa che ci chiede è: vi radunate? E noi abbiamo detto sì, quando vi radunate? Pare che faceva una volta lì, quindi diceva: bravi, bravi, perché se volete morire smettete di radunarvi. Similmente nel rapporto col Signore, se tu vuoi una fede viva, vuoi sentire la sua presenza e accettare la sua guida, devi riservargli dei tempi di preghiera, di attenzione. Noi dobbiamo anche chiedere al Signore che ci dia in questo delle buone guide, perché sennò è difficile all'inizio che gliela facciamo da sola. Un'ultima cosa aggiungo su questo:
Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, la seconda donna proclamata dottore della Chiesa, diceva: quando il Signore vuol fare molte grazie a una persona, la tira a una profonda vita di preghiera, la spinge alla preghiera, perché da lì poi il Signore può agire nel cuore. Poi la seconda cosa che Gesù fa, è completo, che non devo stancarmi troppo, Gesù non ci raduna solo vicino a sé, però dopo anche ci manda agli altri. Infatti avete notato nel racconto, quelli erano stanchi, vanno in barca dove già si riposavano, perché il lago di Genezaret è quasi sempre calmo, calmissimo, quindi già è un luogo di riposo, però appena arrivano sulla riva trovano una grande folla. Gesù non aveva programma di dedicarsi alla folla in quel momento, ma ai suoi discepoli. Ciò nonostante, a vedere tutta quella gente, una fitta nel cuore, dice Marco, si sentì compassione. Questo nel linguaggio biblico significa una intima sofferenza, come una madre che vede il figlio in grande difficoltà. E allora ricomincia a insegnare. Cosa vuol dire questo? Che l'azione di Gesù non è solo di radunarci nell'intimità con Lui, ma anche di mandarci agli altri, di farci diventare Suoi missionari. E questo è uno dei segni anche di autenticità nel cammino della fede. Quando Gesù riempie il tuo cuore, poi esci dalla chiesa, c'hai a casa il marito, la moglie, i figli, l'amore, la suocera, devi andare al lavoro, hai la forza di amare tutti, di perdonare chi ti ha fatto qualche torto, eccetera, eccetera. E la nostra vita cresce in Cristo con questi due poli di riferimento: l'intimità con Gesù e la missione da fare a servizio degli altri. Facendo così noi scopriremo, non solo facciamo del bene, ma scopriremo che Gesù stesso si prende cura di noi.